Grazie. Olga adesso ci legge un intervento di un suo paziente. Buonasera a tutti, mi presento per coloro che non mi conoscono. Mi chiamo Olga Reale. E da 4 anni sono la coordinatrice del servizio assistenza domiciliare malati HIV. Del nostro servizio ad oggi usufruiscono 64 pazienti dislocati su tutta Milano, dove ruotano diverse figure professionali, quali infermieri, fisioterapisti ed OS, in base ai bisogni sanitari che ognuno di questi pazienti ha. Programmare ed organizzare le giornate lavorative del personale che coordino per me non è solo scrivere nomi, orari e prestazioni da effettuare. Dietro ciò, ogni giorno, c'è un gran lavoro di riflessione. Attenzione alla persona da curare e all'operatore stesso, cercando di offrire il meglio ad ognuno di loro, a volte magari sbagliando, ma sempre con la consapevolezza che l'io che opera e l'io che chiede sono esistenze in relazione. E dire tu sei un bene per me, che tu sia operatore o che tu sia malato, sta alla base di tutto. Oggi mi faccio portavoce del pensiero di uno di questi miei pazienti, che per diversi motivi non ha potuto essere presente qui con noi, ma che per la sua complessità assistenziale e la fragilità dello stesso ha richiesto molti interventi da parte della Fondazione. Mi chiamo Marco, ho 51 anni e sono un miracolato. Decidere di raccontare dinanzi ad auditorium le mie personali esperienze di vita vissute, costellata di gioie e di dolori, talvolta tragicomiche ed altre volte solo tragiche, non è qualcosa che io possa fare tanto per fare, oppure a cuor leggero, ma richiede da parte del sottoscritto uno sforzo titanico, in grado di avviluppare in perfetta simbiosi sia il mio corpo sia la mia mente. Ed è per questo motivo che ho deciso di non dilungarmi più di tanto. Nel 1998 scopro di aver contratto il virus dell'HIV. Dal 2001 al 2013 vengo seguito dal SERT. Dal 2009 e per 6 anni consecutivi vengo sottoposto ad emodialisi. Vengo ricoverato frequentemente per diversi motivi, fra cui molti broncopolmoniti debilitanti, ben 2 stati di coma e per finire la rinascita, con il trapianto di rene avvenuto nel 2015, periodo in cui ho ricevuto tanta assistenza dal personale della Fondazione Maddalena Grassi, ed è in modo particolare da Annalisa, la mia ossa, alla quale voglio dedicare questa mia poesia, per ringraziarla, perché lei si è veramente messa in relazione con me, e non mi stancherò mai di dirle, tu sei un bene per me. Grazie. La rossa fra le rosse. Bucolica creatura, generosa ed altruista, io non ti conosco, non so nulla di te, ma il tuo cuore risplende nell'universo come solo una stella luminosa e incandescente sa fare. La tua bontà è simile a un arcobaleno, pulsante di gioia e di semplicità. Il tuo lavoro è paragonabile a quello di una missionaria speciale, impagabile, senza interessi di lucro. Sii sempre te stessa, sii forte nell'animo e nella mente, e che Dio possa donarti un posto in paradiso. Per l'eternità, Marco Delle Foglie. Grazie.